categoria imprese, categoria servizi e consulenza. Il premio è quello di CEO dell'anno innovazione e sicurezza sul lavoro. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un professionista stimato in grado di fornire servizi di alta qualità in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tutela dell'ambiente e sviluppo di sistemi di gestione, per l'approccio consulenziale orientato a favorire la produttività e una organizzazione più efficace ed efficiente delle aziende che vi si rivolgono. Il premio va a Paolo Giolitti, SICUAM. Do il benvenuto in collegamento all'ingegner Paolo Giolitti, naturalmente, socio, amministratore e presidente del CDA SICUAM. Benvenuto, grazie per essere con noi. Bentrovato. Senta, intanto complimenti naturalmente, c'è proprio il suo nome che compare nel premio, quindi non poteva che essere lei a collegarsi, le chiedo un commento a caldo. Ma allora io sono veramente molto contento perché abbiamo vinto il premio l'anno scorso nella medesima categoria come società e quindi confermarsi è sempre non semplice, è più difficile che vincerlo la prima volta, per cui questo ci riempie di soddisfazione all'arrivo da un anno complesso, perché l'anno scorso ci siamo collegati a inizio maggio dopo alla riapertura dopo il lockdown, convinti che forse fossimo reduci da uno sprint, e l'estate ci ha aiutato quasi a crederci, e poi ci siamo trovati catapultati in una maratona dove ognuno ha dovuto tirar fuori delle qualità che forse non sapeva neanche di avere, di riconoscere la parola resilienza, che poi è diventata di moda, tanto da essere nel piano di resilienza di incentivi per rilanciare l'economia, e quindi è stato un anno non semplice, e proprio per questo credo sia doveroso ringraziare i nostri collaboratori, perché poi alla fine la differenza la fanno loro. Noi vendiamo servizi e quindi i servizi passano attraverso le persone, la loro capacità, la loro attitudine, e cerchiamo certo di rendere semplice quello che in questi argomenti semplice non è. Certo. Beh, peraltro mi ricollego anche a quello che diceva lei dell'importanza anche di avere a che fare dei rapporti, per così dire, per riprendere altre parole che abbiamo letto nella motivazione. Ce ne sono tantissime, a me piace proprio ragionare con le parole chiave, e qui, ripeto, ce ne sono tantissime perché parliamo di sicurezza, salute sul lavoro, tutela dell'ambiente, sviluppo di sistemi di gestione, tutti collegati con un'unica parola che abbiamo ritrovato nel premio di riferimento, che è innovazione. Quindi, insomma, capiamo benissimo l'importanza anche di un lavoro come quello che conducete voi tutti i giorni. Le chiedo a questo punto di tracciare una sorta di filo conduttore tra quello che è stato quest'ultimo anno e quello che è accaduto, e anche per quello, soprattutto su quello che sarà il futuro, perché è la cosa che ci interessa maggiormente. Ma allora, l'anno è stato veramente difficile perché abbiamo dovuto fare i conti con questa nuova tematica che è andata sviluppandosi continuamente nel corso dell'anno, e le aziende la sentivano molto, molto vicina, molto importante, perché c'era il terrore di tornare nel lockdown, c'era il terrore per i propri collaboratori e anche per l'azienda stessa. E dall'altra i nostri temi tradizionali, la sicurezza sul lavoro, che ahimè ultimamente è tornata alla ribalta delle cronache con alcuni eventi molto tragici, l'ambiente che con la transizione ecologica è di nuovo centrale, poi occorrerà vedere veramente quanto si riuscirà a passare dalle parole ai fatti, perché poi tradurre delle belle parole nella realtà che va a toccare le aziende, che sono quelle del territorio, quelle reali, e non magari solo le macro aziende che sicuramente sono fondamentali, ma il nostro tessuto è fatto anche di aziende medie, piccole, che tutti i giorni cercano di sopravvivere. Quindi il nostro sforzo è quello di cercare di tradurre quello che è il consolidato con far capire nuove prospettive, nuove opportunità che ci sono, sia per evitare delle problematiche che quando poi nascono portano dietro situazioni critiche, sì, sia per cogliere delle occasioni di mercato, perché l'ambiente ormai è centrale e quindi bisogna
in qualche modo prenderlo in considerazione, farci conti tutti i giorni nel business, è un po' poi lo spirito dei sistemi di gestione. Certo, assolutamente, quindi anche alla luce di questo premio, forti anche di questo premio, mi permetto di dire, che cosa vi aspettate per il futuro, cioè qual è l'approccio vostro? Ma allora, l'approccio secondo me è sempre lo stesso, cioè di avere l'attaccamento alla concretezza, cercando però di tradurre questo nelle novità che ormai sono quotidiane e il Covid ce l'ha insegnato, quindi in un momento può cambiare il mondo, può cambiare il business, bisogna noi essere in grado di reagire, di essere pronti, e questo si fa solo attraverso le persone. Secondo me il passaggio, il leitmotiv è sempre quello: cambia intorno, ma la differenza la fanno le persone, e di fatto Sicuam è un contenitore di competenze. E noi cerchiamo proprio di tenere alte, di avere sempre competenze nuove, perché non si può saper tutto, bisogna circondarsi da persone capaci che riescano a dare alle aziende soluzioni efficaci e semplici, perché di complicazioni ce ne sono già fin troppo. Certo, assolutamente. Senta, ingegner Giolitti, nel salutarla le chiedo, sarete dei nostri anche nella prossima edizione delle Fonti Awards, perché sa che le eccellenze vengono monitorate, come è giusto che siano, e siccome riparte un periodo nuovo, perché ci auguriamo che tutto possa ripartire nel migliore dei modi, insomma le chiedo se sarete pronti a essere giudicati ancora, giudicati in senso buono chiaramente. Ma certamente noi cerchiamo di fare il possibile, tutto quello che siamo capaci. Io conosco un solo modo per riuscire a cercare di avere risultati, che è quello che è lavorare intensamente, quindi mi consenta di ringraziare, che l'anno scorso non l'ho fatto, temevo di non avere una seconda occasione, le nostre famiglie, perché lavoro duro comporta dedicare tempo, e quel tempo lo sottrai senza possibilità a te stesso, al sonno a volte, e lo sottrae agli affetti, quindi speriamo che questo poi in qualche modo sia un investimento per il futuro. Il mio socio non è qui oggi, ma è da poco diventato papà, anche lui di una bambina, io ho due bambine, quindi di fatto se il futuro di Sicuam rimarrà in famiglia sarà un futuro più roseo da tutti i punti di vista, per cui questo è. Beh, allora, visto che l'anno scorso non l'ha fatto, come ha detto, è un po' dedicato anche a loro, un po' tanto, diciamo così. Ecco, va bene, allora grazie Paolo Giolitti, socio amministratore presidente del CDA Sicuam, complimenti per questo premio CEO dell'anno innovazione e sicurezza sul lavoro, e a presto. Grazie a voi, a risentirci. Arrivederci.